Oggi siamo andati in Puglia e abbiamo scovato un nuovo primitivo prodotto dalla masseria Surani. Questo si chiama Heracles ed è della vendemmia 2015. Questo è un IGT ed è stato acquistato presso l'enoteca Luxury di Massafra in provincia di Taranto. Ma andiamo a vedere tutti i dettagli durante il nostro test. Iniziamo la nostra analisi con la valutazione dell'estetica generale. L'etichetta è decisamente classica, ma nel complesso ordinata e lineare. Il sistema di chiusura è un normale tappo agglomerato. Anche a un'ispezione più ravvicinata, il tappo non mostra alcun problema né di muffe né di scarsa tenuta. Per questo motivo ci aspettiamo che lo stato di conservazione del vino sia ottimale. Questo primitivo si presenta alla vista con un elegante rosso rubino tendente al granato. Il colore risulta molto intenso, con una trasparenza molto ridotta. La viscosità elevata è altresì una caratteristica tipica di questo vino pugliese, generalmente molto denso. Al naso riscontriamo una notevole complessità aromatica, subito si percepisce un gradevole sentore vegetale, oltre a un tipico aroma di liquirizia. Una pungente sensazione alcolica, data dall'elevata gradazione del prodotto, lascia comunque spazio a sentori più delicati, che ricordano quasi il pane appena sfornato. Nel complesso, un vino corposo ed intenso, ma comunque ben bilanciato. Assaporando questo primitivo, risalta subito al palato un'interessante balsamicità che accompagna piacevolmente la massiccia tannicità del vino. La sensazione alcolica, seppur presente, non disturba in modo considerevole la degustazione. Una buona freschezza e una persistenza medio-alta in chiusura lasciano nel complesso un'impressione molto positiva. Quindi possiamo abbinare tranquillamente il nostro vino con formaggi a pasta dura, primi e secondi piatti abbastanza consistenti. Siamo arrivati alla fine della nostra recensione, mi raccomando, seguiteci su YouTube e su Facebook. Alla prossima, ciao!